Ci troviamo sotto il comune di Sorrento per incontrare i rappresentanti dell'istituto scolastico Gaetano Salvemini, che stamattina hanno dato vita a una civile contestazione rispetto a un'iniziativa dell'amministrazione provinciale di Napoli che ha mandato una circolare di cui mo ci cominceranno a parlare Luis De Cecco, sì, e i suoi colleghi. Buongiorno. Di che cosa si tratta? Buongiorno. È già da vari anni che la nostra scuola vive un disagio legato agli spazi scolastici, in quanto purtroppo il nostro liceo è in continua espansione e non abbiamo a sufficienza. Per fortuna, allora, direi. Fortunatamente viviamo questo disagio, sfortunatamente non abbiamo più spazi per accogliere i prossimi iscritti. Questo ovviamente ha portato l'ente provinciale a dover fare una comunicazione a noi rappresentanti e al consiglio d'istituto, nel quale viene esplicitato che durante il prossimo anno scolastico gli iscritti dovranno essere solamente proporzionali agli spazi già esistenti. Il motivo della manifestazione di oggi è quindi il concetto espresso dalla provincia, ossia non fate iscrivere i prossimi studenti per il prossimo anno. Quello che vogliamo noi è dire, noi siamo un istituto di eccellenza, siamo usciti sulla classifica Eduscopio della Fondazione Agnelli come primo liceo della provincia di Napoli. Quello che vogliamo dire è giusto penalizzare un liceo che è un'eccellenza territoriale o sarebbe più giusto trovare nuovi spazi didattici per il nostro istituto? Bene, ecco. Buongiorno, sei? Io sono Carmine Marzuillo, della classe quinta E, rappresentante degli studenti come mio collega Luis. Già vivete una difficoltà legata agli spazi con dei turni, una turnazione? Sì, noi infatti due corsi a settimana in base a ogni giorno ruotano e quindi è proprio una situazione disastrosa da noi e ci vengono date tante soluzioni anche dagli studenti stessi, ci dicono facciamo i doppi turni, mettiamo un test d'ingresso oppure dobbiamo mettere dei cosiddetti criteri di ammissione al nostro liceo. Bene, quello che noi abbiamo detto, non possiamo accettare questa situazione perché comunque noi non possiamo negare a nessuno studente di Sorrento, della penisola in generale, di venire al Salvemini, perché il diritto allo studio è un diritto di tutti e mi sembra impensabile che un ragazzo di Sorrento che magari abita a pochi passi dal nostro liceo si dovrebbe svegliare la mattina per prendere il treno e andare a Castellammare a fare uno scientifico. Quindi comunque noi, anche con l'aiuto della nostra dirigente scolastico, ci stiamo battendo affinché riusciamo ad ottenere nuovi spazi. Grazie. Buongiorno, questa... io sono Davide Coppola. La manifestazione di questa mattina, l'intento nella manifestazione è quella di non essere trascurati, poiché ogni volta cerchiamo di rispondere alle lettere che ci manda la provincia, ma ogni volta veniamo snobbati e noi chiediamo un trattamento diverso, poiché il liceo scientifico Gaetano Salvemini, oltre ad essere un liceo d'eccellenza, comprende un territorio che è molto più ampio rispetto a quelli dei licei di Napoli, ad esempio, dove ci sono licei ogni poco, mentre quello di Sorrento comprende territori che possono andare da Capri, Anacapri, Positano, che addirittura è in provincia di Salerno, Massalubrense, quindi non si dovrebbe mandare dei ragazzi semplicemente per la lontananza del liceo come di Massalubrense, un liceo a Castellammare, dovendo fare più di 2 ore di viaggio semplicemente per arrivare ogni mattina a scuola. Quindi quello che cerchiamo è di fare un trattamento diverso rispetto alle altre scuole della provincia di Napoli, poiché il nostro territorio è molto più ampio rispetto a quello delle altre scuole. Bene, allora che iniziative intendete portare avanti? Sei? Buongiorno a tutti, mi chiamo Vincenzo Cinque, sono anche io come i miei colleghi rappresentante dell'istituto del liceo Salvemini, un liceo d'eccellenza che si è sempre contraddistinto nel territorio peninsulare e non solo. La manifestazione questa mattina aveva semplicemente lo scopo di far vedere che noi non siamo assenti e soprattutto non smetteremo mai di alzare la voce quando c'è da tutelare i nostri diritti. Siamo contro ogni forma di limitazione e imposizione, il diritto allo studio è qualcosa da tutelare in qualsiasi modo e senza alcuna limitazione per l'appunto. L'ente provinciale ci ascolterà, ne siamo sicuri, il liceo Salvemini continuerà a rappresentare l'eccellenza per il territorio della penisola sorrentina. Chiederemo a breve un incontro con le istituzioni per testimoniare che la manifestazione di stamattina non aveva lo scopo, il mero scopo di perdere ore di scuola, che sono soltanto un disagio per gli studenti del Salvemini. Siamo qui stamattina per una contestazione pacifica che possa far continuare quella che è la protesta che abbiamo iniziato qualche anno fa per la mancanza di spazi. Il Salvemini ha bisogno di spazi per continuare a crescere. Noi del Salvemini abbiamo delle aspirazioni, le future generazioni avranno delle aspirazioni che abbiamo il diritto, anzi il dovere, di coltivare. Penso che sia anche molto bello che voi state facendo una battaglia
per chi deve accedere a questa scuola, quindi c'è un senso di solidarietà tra giovani e intergenerazionale per garantire le opportunità a chi queste opportunità potrebbe anche non averle più. Certamente, io per esempio sono in quinta, ma ho sentito in dovere, soprattutto per le generazioni future, per un mio eventuale cugino, per un mio eventuale amico più piccolo, di poter accedere a questa scuola. Sappiamo già le restrizioni che vengono vengono portate all'istruzione dal governo per quanto riguarda gli studi universitari. Non vogliamo che queste restrizioni vengano allargate, espanse anche allo studio liceale. Lo studio di secondo, superiore di secondo grado deve essere qualcosa di ovunque e comunque tutelato. È per questo che la nostra generazione, la generazione di presenti al Salvemini, si batte non solo per la nostra e per il nostro diritto allo studio, ma soprattutto per quello degli studenti che verranno. Grazie.